Dei momenti in cui ho avuto paura nell'arrampicata, soprattutto il momento della discesa. Era strano sapere che sotto c'era il vuoto e doversi fidare del proprio corpo e della persona che mi tirava con la corda. Su quelle mani devi tastare dove mettere i piedi. Cause you're my human light. Oh, 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 cause you're my human light. Oh, 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 cause you're my human light. Oh, 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 cause you're my human light. Oh, 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 oh. In grotta ho avuto la possibilità di imparare a muovermi senza usare il bastone, che di solito mi accompagna in tutti i miei spostamenti. Se non ti fidi, devi arrivare col piede destro, cercarti l'equilibrio sul piede destro, tirare avanti il sinistro, fermarti per poi ripartire. Ho capito che così posso prendere maggiore consapevolezza dei piedi e avere anche più senso dell'equilibrio. L'emozione equivale a vedere. Più ci si emoziona, più si riesce a vedere. Abbiamo avuto occasione di confonderci con tra disabili e persone normodotate e ci siamo resi conto che poi le differenze non sono poi così grandi.